Benvenuti su questo canale, dedicato a chi vuole restare informato su temi cruciali come giornalismo, attualità, politica e malaffare. Il nostro obiettivo è creare uno spazio di dibattito civile, dove commentiamo e reagiamo agli eventi più rilevanti del momento. Prima di iniziare ad ascoltare la puntata di oggi, ricordati di condividere e mettere like per non perderti le prossime puntate e aiutarci a crescere. Presentata dai deputati Pastore e le altri, che ha oggetto iniziative di competenza volte a evitare la sospensione di servizi internet estranei ad attività illecite da parte della piattaforma nazionale antipirateria. La deputata Pastore ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie Presidente. Ministro, come lei sa, sabato i servizi di Google Drive sono stati interrotti per diverse ore, ma questo non è che l'ultimo caso, perché da mesi siti assolutamente legittimi vengono interrotti e oscurati. Non è colpa di pericolosi hacker o di potenze straniere, bensì di una piattaforma istituita proprio da una legge votata all'unanimità da quest'Aula, la legge antipirateria, che ha istituito il cosiddetto Piracy Shield per combattere la pirateria online. Motivo assolutamente legittimo, ma evidentemente lo strumento è quello sbagliato. Nel decreto Omnibus si è ulteriormente peggiorato, con modifiche che potrebbero avere anche degli aspetti di incostituzionalità, quindi banalmente le chiediamo quanti siti innocenti, che sia Google o il sito della Piadineria Mariuccia, perché hanno uguale dignità, devono ancora soccombere o essere oscurati da questa piattaforma prima che il legislatore faccia qualcosa che possa assicurare il diritto degli utenti ad essere banalmente lasciati in pace quando sono estranei a qualunque attività illecita. Grazie. Grazie a lei, deputata Pastorella. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere. Ministro, a lei la parola. La diffusione illecita online di contenuti tutelati dal diritto d'autore è una sorta di versione digitale della contraffazione di merci e prodotti che ogni giorno noi combattiamo, insieme ai corpi dello Stato, quale esempio la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane. Come nel caso della contraffazione materiale, anche quello online è un fenomeno in espansione e che ci vede tutti impegnati in prima linea. Dobbiamo però essere molto chiari. La legge prima richiamata ha previsto un'apposita piattaforma al fine di evitare la diffusione di contenuti illeciti. Piattaforma che funziona però solo se vi è un pieno e leale coinvolgimento di diversi attori interessati, i prestatori di servizi internet, i titolari di diritti e Agcom. Agcom è infatti l'autorità competente con il potere di intervenire e coordinare le azioni necessarie fino alla disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita. Ebbene, questa piattaforma, operativa dal 1 febbraio di quest'anno, si propone di gestire in modo automatizzato le segnalazioni relative all'illecita diffusione di contenuti audiovisivi, consentendo ai titolari di diritto di intervenire tempestivamente per tutelare le loro opere. Gli eventuali disservizi che si sono verificati si potranno ridurre quanto più gli operatori iscritti alla piattaforma contribuiranno ad inserire nella whitelist i servizi legittimi per evitare che vengano erroneamente colpiti. Inoltre, ricordo che la normativa richiamata prevede profili di responsabilità dei provider e degli intermediari online, richiedendo loro di segnalare qualsiasi indirizzo sospettato di attività illecite. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy, per quanto di competenza, consapevole dell'importanza di tutela dei diritti d'autore e dell'industria creativa in Italia, è disponibile, ovviamente in collaborazione con l'autorità competente, con l'Agcom, a valutare ogni altra iniziativa idonea a rafforzare le misure di controllo sui soggetti operanti nel settore. È cruciale che i diritti degli utenti siano salvaguardati e che i servizi legittimi possano operare senza timore di essere ingiustamente penalizzati. Ringrazio il ministro Urso. Ha facoltà di replicare la deputata Pastorella. A lei la parola.
Mi stupisce la sua risposta, Ministro, senza in alcun modo voler essere offensiva, perché la conclusione non segue dalle premesse, ovvero la conclusione è che bisogna proteggere gli utenti che hanno nei loro siti contenuti legittimi, eppure la premessa è che è colpa di quei siti legittimi se sono stati oscurati. Ovvero, io non credo che Google Drive debba dimostrare, faccio quell'esempio ma potrei farne altri, di essere legittimo, e per quanto riguarda l'essere inserito lui come altri in whitelist, a me non risulta che ci sia un processo ufficiale per candidarsi ad essere inseriti nella whitelist. Ma soprattutto in questo caso vorrei far notare che la segnalazione non è venuta da Google, è venuta da un avente diritto, quindi uno che rappresentava chi detiene i diritti di una certa, insomma, di un certo spettacolo live, e quindi non si può imputare questo errore sicuramente a chi è stato vittima. È uno scaricabarile che abbiamo già visto. Agicom, quando è venuta in commissione a riferire di un errore, un altro errore, ha esattamente fatto lo stesso, ha utilizzato questo scaricabarile su chi era alla fine del processo e non su chi segnalava erroneamente. Quindi la domanda è: forse bisognerebbe cominciare a dare un punteggio a chi fa segnalazione erronea, perché non è possibile che si dica semplicemente ups, è stato un errore. Se questo errore fosse accaduto in un giorno che non era sabato sera, ma magari un giorno di lavoro, un giorno di scuola, sappiamo bene quanti enti, anche istituzionali, si appoggiano a quei servizi per funzionare. Bisogna avere sicuramente inoltre un migliore sistema di ripristino, perché in questo caso si trattava di un grosso nome, quindi il ripristino è avvenuto in poche ore, ma sempre la piadineria Marucci al suo sito, se non si rende conto, perché l'avviso è anche abbastanza oscuro, di essere stata oscurata e bloccata, chissà quando i suoi servizi verranno rimessi online. Quindi è una piattaforma, Ministro, che in un spirito collaborativo, e davvero noi vogliamo contrastare il più possibile la pirateria, sappiamo che è un fenomeno in espansione, sappiamo tutto questo, ma questa piattaforma non funziona. Il responsabilizzare ulteriormente del venire a conoscenza di contenuti illeciti potrebbe portare, come scritto nell'interrogazione, a centinaia di migliaia, milioni, addirittura miliardi di segnalazioni. Allora sistemiamo questa piattaforma, e se non si può sistemare dobbiamo trovare un altro modo, perché questo è inaccettabile. Questo video è una rivisitazione migliorata e restaurata allo scopo di esercitare una nostra recensione critica e di commento.